tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo episodio della serie Vanilla di Minecraft. Come state? Allora ragazzi, io sono Kids per chi non mi conosce e oggi siamo, come avete visto, su Minecraft. In questo video continueremo la serie che abbiamo già fatto in live, mi raccomando c'è una playlist dedicata, non perdetela, e perché mi trovo su un albero. Allora, prima di dirvelo, vi ricordo di lasciare like, iscrivervi al canale, lasciare un bel like, no l'ho detto, un commento, e guardare in descrizione perché ci sono i miei social se volete seguirmi e la lista Amazon se volete fare delle donazioni. Allora, ovviamente tutto questo che ho detto è ai fini di supportare il canale e avere nuovissimi video e anche nuovi gameplay di nuovi giochi, ecco, perché più supportate più abbiamo la possibilità di giocare anche altri giochi. Consigliatemi anche voi. Allora, detto ciò, quella lì era la casa da dove abbiamo iniziato. Ora però, giustamente, io e Dark abbiamo deciso di creare una nuova casa. Abbiamo optato per una casa sull'albero. Sì, so che vedete un po' di cose in giro, ma vi faccio vedere un attimino. Comunque, prima di iniziare il video, c'era uno zombie che mi voleva buttare giù, infatti dobbiamo vedere di fare tipo una specie di salva persona, cioè insomma, perché vedete le scale a pioli, cioè non le scale che ho fatto, è più facile essere buttati giù. Allora, prima di iniziare il tour della casa, vi faccio vedere che qui abbiamo rimesso le pecorelle. Infatti alcuni di voi mi hanno detto, guarda Kids, che comunque se non c'è il terreno per terra non rifanno la lana. Infatti noi ci siamo spostati anche per questo motivo, perché dove eravamo c'erano le c'era la come si chiama la roccia, e quindi non avevano la possibilità di rifare il pelo. Qui abbiamo trovato dei axolotl. E no, come avevo detto prima nella live, ogni volta li chiamavo Ocelot, non so perché mi confondo dei nomi. Comunque sono axolotl, abbiamo uno blu, uno originale e uno oro, molto carino. Poi ci sarà una vetrata dove loro poi staranno e sarà molto carino con questi bambù. Ovviamente poi lo risistemerò, farò una specie di giardino in modo tale che evitiamo pure che gli zombie ci spawnano sopra. Quindi qui disboscheremo un pochettino e faremo una specie di farm interna. Io avevo pensato anche a fare una specie di come si chiama, tipo cosa per contadini là, come cazzo si chiama, non mi viene il nome raga. Comunque se mi viene il nome ve lo scrivo sotto nel video poi, o se mi viene in mente durante il video. Allora, salendo a casa, dopo esserti venuto un giramento di testa per tutte queste scale, arriviamo finalmente a casa. Allora, ho preferito farlo tutto a vetri per il semplice fatto che si stava decisamente meglio, entrava più luce. Ho sfruttato due alberi esattamente, uno di qua e uno di qua, e ci ho fatto degli armadi. Ora vi spiego, però prima di morire di fame mi prendo qualcosa. Mi prendo del pollo, così almeno... Ok, allora, come entriamo c'è la cucina, che potete ammirare. È una cucina semplice, ma secondo me molto carina e raffinata. Certo, per ora non abbiamo il quarzo, se no anche il quarzo sarebbe stata una buona opzione. Però, dato che comunque la casa è di legno, per spezzare da questo legno della giungla, ho deciso di utilizzare quella degli alberi di questo territorio. Abbiamo scelto di stare sull'albero per il semplice fatto che abbiamo meno mob.
Anche perché se la facevamo in acqua eravamo affogati e mi sa che era ancora peggio. La cosa positiva di questa casa è che almeno puoi vedere tutta la zona circostante e se hai bisogno di qualcosa sai già dove andare. Ecco qua. Abbiamo il bioma della neve vicino, il bioma normale classico e abbiamo dall'altra parte dovremmo avere la giungla o era più avanti, ora non mi ricordo. Ho la mia volpina che poi nominerò anche perché per ora mi schifa a morte, non so perché scappa. Credo perché non è un cucciolo ma è già grande. Però ogni tanto scappava anche il cucciolo, quindi non lo so. Abbiamo una zucchetta proprio perché potrei fare qualcosa in tema con Halloween prima che arriva. Perché raga, se non lo sapete... praticamente la mia data di compleanno è ad ottobre, il 16, e mi piace sempre di più questo mese, non solo perché è il mio compleanno, ma comunque perché c'è anche Halloween, e sinceramente è una delle mie feste preferite insieme al Natale. Ovviamente il Natale sta proprio soprattutto, poi ci sta Halloween e poi Pasqua, perché non è che mi piace tantissimo, idem Carnevale. Fatemi sapere qual è la vostra festa preferita, mi raccomando scrivetelo nei commenti. E mi raccomando non avete paura di commentare perché poi rispondo a tutti e vi metto i cuoricini, insomma mi fa piacere. Allora, qui abbiamo un bel letto, ovviamente ora lo vedete senza libri, però la cosa positiva di queste scrivanie, cioè questi raccoglilibri, è che i libri poi si possono togliere, vedete, non so se voi l'avevate già vista questa cosa. Ma io, dato che marsico da poco Minecraft dopo tanto tempo, non la sapevo questa cosa. Ed era molto carina, specialmente perché si poteva abbellire, ma poi si poteva utilizzare anche per incantarli, ecco. E ovviamente i libri incantati si possono rimettere a posto, cosa molto positiva. Qui c'è un libricino molto carino per vedere le pozioni. Semmai eventualmente ci scrivo le pozioni. Se rie... Ma come cazzo sto a parlare, raga? Ogni tanto mi inzeppo comunque. Ma non si può scrivere nel libro? Ah no, si deve prendere in mano, scusate, si deve fare così per scrivere. Vabbè, comunque in ogni caso poi si scriverà le ricettine, le cose per le pozioni. Già le ho inserite, l'unica cosa bisogna andare nel Nether. E... Per ora mi sono già chi ce l'ha messo questo qua. Avevo già cominciato a raccogliere le cose per le pozioni. Le pozioni. Perché dico così? Vabbè. Niente. Qui ho cominciato a mettere i libri, quelli che stavano nell'altra casa. Questo serve per riparare. Poi ci farò tipo un'altra area della casa. Per ora è già abbastanza grande, però comunque volevo espanderla. Per fare la parte quella delle fornaci, della cosa da lavorare, però effettivamente potrei espanderla anche di sopra la casa e non di lato. Questa è una buona opzione. Comunque abbiamo le casse tutte sistemate, qui ci sono le armi, le armature, i lingotti vanno dall'altra parte, non so a chi cavolo ce le mette ogni volta le cose strane. Comunque i lingotti... Ce li abbiamo tutti qua, appena ho qualche mucca ci metto pure qui. Questi sono tutti i blocchettini di come si chiama, di pietra. Poi abbiamo tutti i blocchettini di legno, cose di legno decorative. Poi abbiamo gli oggettini vari e vabbè le cose per la lana, i coloranti. Poi abbiamo qua l'armatura, una mezza armatura. Ovviamente ho fatto i piedini perché giustamente avendo la neve per non affondare, abbiamo la mappa, abbiamo tante cose ragazzi. Eccomi qui ragazzi, scusate, ho dovuto bloccare un attimo e fare un'altra clip. Un attimo che vado a dormire, comunque stavo dicendo, mi raccomando stasera alle 18 e mezza, cioè 30. Faremo una live perché sabato non ci sono, mi raccomando. Se
Se vi va, io sono a Romix sabato 7 ottobre. Se vi va, fermatemi perché mi fa piacere. Comunque, in ogni caso, sono travestita da D-Luke. Ho fatto un mio cosplay, dato che comunque non si trovava queste cose molto specifiche in Italia, quindi ho avuto un po' di difficoltà. Comunque, mi vestirò da D-Luke tipo Souvenir, una cosa del genere. Poi vi farò vedere le foto su Instagram. Quindi mi raccomando, andatemi a seguire soprattutto su Instagram perché io metto tutte le informazioni. Le metto anche in community, però molti di voi non le leggono o magari si dimenticano e quindi non le trovano, non le vedono. O molti di voi ho visto che non tanto avete Instagram o che mi seguite su Instagram, ragazzi. Comunque, in ogni caso, volevo chiedervi se vi fa piacere di fare qualche video della vanilla in cui io costruisco, perché so che queste cose piacciono molto. Ora, volevo sapere se a voi interessavano per fare appunto il piano di sopra. Quindi, se vi fa piacere, ma ora vedo se fare il piano di sopra o farlo di fianco. Perché ho fatto questo muro particolare, quindi non lo so se ora ci sta oppure vedo un attimo. E comunque, non so, ditemi voi se vi fa piacere o se preferite dire kids, faccio vedere direttamente come è venuto. Mi annoio vedere gente che costruisce o cose così. Fatemi un attimo sapere se vi piace l'idea. In ogni caso penso di svilupparla in questo punto, dato che il vetro è più piccolo. Salendo di qui ci stanno tutte le armature, la roba di ferro, le fornaci, l'avevo pensata un po' così. Oppure fare qui una cosa delle fornaci e sopra farci rifarci il letto o qualcosina, anche se qui già avevo messo le cose dell'alambicco, quindi non credo di spostarle sopra e qui farci diventare di nuovo un tronco, spostare queste cose di sopra in modo tale che è un po' più carino e non è troppo spartano come l'ho fatto ora. Ditemi un po' se vi piace o se dovrei lasciarlo così. E eventualmente le fornaci, metterle tutte magari schierate qui, e togliere una cesta, insomma. Oppure se avete qualche altra idea, magari mi date qualche suggerimento. Oppure farla di sotto, quindi svilupparla di sotto qui sotto. Oppure non so ora in questo momento, se no fa spawnare un altro albero qui. E cercare di farla di sotto passando per di qua. Ora vediamo un attimino, fatemi sapere quale delle idee vi piace. Fatemi sapere nei commenti. Noi ci vediamo a un prossimo video e ciao ragazzi!